Qui si apre. Ciao Marta! Ciao, ciao Franceschino, venite! Mamma, mi porti un regalo? Ma grazie! Ciao, vieni! Vieni, dammi quello, subito! Guarda, questo per te! Fatti dare un bacio, subito! È vero, scusa! Vieni, allora, Marta Romagna, ciao. Prima ballerina della Scala! Piano. Ah, un bacio volevo vedi dare, che anche lui! No, si baciano! Un bacio, sì! Vieni, sì. Vieni, fammi spiegare bene. Prima ballerina della Scala per il nostro menù scarpetta, giustamente. Ecco. Che la scarpetta ci voleva. Con sì. Francesco, perché io e Marta sì. abbiamo avuto i nostri bimbi più o meno a tempo. E quindi ci siamo fatti compagnia durante la gravidanza. Sì. Andiamo a aprire. Quanti cose ha portato? Allora, questo è per Diego. Vediamo. Oh, un libro! Così. Che bello! Io con un libro. Sì. È il tuo quello libro. Sì, un treno! Vieni, dici, va riusciamo bene. A lasciarli sì, qua in cucina? Sì, direi soggiorno? Di sì, proviamo. Dai, va bene. State lì bravi un attimo, che noi che dobbiamo cucinare. Qua. Bellissimo, ti piace? Sì, molto. Senti, ma cosa hai portato? Vabbè, un po' di cosine, dai. Ma allora. Sono tutte per te. Ah, meno male. Ma questa magari ti fa piacere. Questa mi fa piacere. Ah, io lo so cos'è questa. Io lo so, è per il nostro menù scarpetta. Ma sono le tue sì. scarpette usate sì. Certo. Per l'ultimo cosa hai ballato? Raimonda adesso. Fantastico, mamma quanta fatica usato. Però sì. Che belle, fai guarda anch'io. Non sai il piacere che mi fanno. Questo è il simbolo della nostra puntata. Perché io ho voluto invitare Marta. Perché è la prima volta che l'ho conosciuta e l'ho invitata a cena. Pensavo che le ballerine mangiassero molto poco, stessero sempre a dieta. E già ride. Invece lei è una mangiona. Perché chi fa tanto sport può sì. permettersi di mangiare tanto, essere così. Siamo fortunati. Meraviglia. Che belle, queste le regalo, poi le porto a Eleonora, che sai che lei è una ballerina. Certo. Poi. Allora, questa beh, è un'altra cosa mia, se ti fa piacere di vederla comunque. Ah, fantastico. Sì, è un balletto che faremo a dicembre, andremo in Russia. A Mosca e a gennaio invece alla Scala, sì. Fantastico. E queste sono per le sì, bambine. Esatto, no. Eh beh, bella, no. Ma che bella. Carine, uguali ovviamente certo. per tutte e due. Grazie Marta, figurati. Troppe cose. E in più io ti faccio anche ecco. lavorare. E Diego dov'è? Mamma. Sì, dimmi. Adesso cucina, mamma. Allora, cosa facciamo di bello? Allora, facciamo le mezze maniche. Il sugo di salsiccia e funghi. Buono. A te piace? A te piace? Ti piace? Sì. Che pentola vuoi per fare il sugo? Allora, sì, questa, va bene. Questa. No, no, va bene anche questa. Questa qua? Sì, sì. Perché va poi bene. Marta è anche brava a cucinare, no, oltretutto. Brava è un parolone, no, no. Io sono stata. Mi piace. Mamma mia, quando ti fa piacere. È graziosissima. Mamma, ero tesissima. Alle 4 avevo già pronto tutto, cosa che io sono sempre ritardataria. 4 era già pronto tutto così. Andrà bene, andrà. Che disgraziato. Sudato. Come allora. Si parte? Il soffritto. Sì. Vai. Allora ti do un bel vassoio, un bel tagliere. Sì, brava. Vuoi che se vuoi taglio io la cipolla, intanto tu fai altre cose, io faccio la bassa manovalanza. Va bene. E intanto... Che belli questi coltelli. Vero questo che io belli. L'ho visto anche nella tua borsa un giorno. Sì, infatti. Scusa. Bisogna buttare subito la pasta perché sennò poi non ci cuoce giusto. In tempo. Sì, una volta ci siamo visti all'inaugurazione di un negozio e io mi ero portata da casa il mio coltello di ceramica e avevo paura che poi mi arrestassero. No, sai, apri la borsa corrono. Per prendere il cellulare vedo un coltello bianco. Non si sa mai nella vita. Tanto questa allora, cuoce. Nel frattempo togliamo la pellicina alla salsiccia, salsiccia. Perché è tipo ragù. Esatto, sì. Ok, e poi noi abbiamo già ammollato anche i funghi. Ah sì, brava. I funghi secchi. Ventina di... sì. Il marito di Marta fa il primo ballerino alla Scala, anche lui, è una coppia bellissima. E voi vi fate queste scorpacciate di questa pasta qui? Anche sì. Altro che io pensavo sì, veramente... Sì, mi sono consultata con lui, con mia mamma, ho detto che cosa, che ricetta porto, perché ne avevo anche altre, però una aveva la panna, allora Alessandro mi ha detto no, 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 ballerini che mangiano la panna. Non fa bene, non è elegante. No, però oppure per un dolce, però per questo menù scarpetta era carino un sugo, ovviamente. Ecco, io piango intanto. Ecco, infatti. Aiuto! Ho fatto fare a te a
Oh. Oh, vabbè, il mio mestiere. Tu stai sulle punte, io taglio le cipolle. No. Senti, dacci dei consigli da sportiva e artista quale sei, no? Hai le cose che eviti una dieta un po' più bilanciata? No, che evito, no, però... Tanto t'aiuto. Diciamo che cerco di stare attenta durante i periodi di stop. Eh sì. In vacanza, così, certo. Che oddio. Tutti mi diranno adesso che mi segue e mi conosce. Ma quando mai? Un fisico abituato a fare tantissimo sport, quando si ferma, ciao, tende, sì, tende un po' a rilassarsi. Non è abituato a perdere la forma proprio. Perché tu quanto ti alleni in una settimana? Quando io sei 5-6 ore al giorno, compresa la domenica, compresiamo di lunedì. Sì, i teatri sono chiusi di lunedì. Sì. Poi hai ballato spesso anche con Bolle. Certo, e in questo video anche. Ah, vedi? Io... E com'è? Che tipo è? Beh, bravissimo, è un gigante. Poi io, sai, sono alta, sono abbastanza difficile da gestire. Però lui è fortissimo, è molto più alto di me, quindi mi sovrasta, sì, sì, sai. Sì. Ti senti È una sicura? Bella coppia. Poi io ho ballato con lui sin da piccola. Ah, ma dai. Perché sì, lui ha solo un anno meno di me, quindi ci hanno sempre accoppiato sin ma da, dai, anche bello. In scuola di ballo. Questo non lo sì. sapevo. Sì, 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 sì. Quindi siamo ormai, cioè siamo amici. Anche lui viene a cena, un buon gustare. Adesso lo invitiamo allora a cucinare. Vediamo come se la cava. Ogni volta viene a cena, sì, vengo volentieri. Anche lui mangia? Sì, sì. Fantastico, bello, mi piace questa cosa. Ma c'è bisogno. Se no non stai in piedi. No, infatti. Cosa facciamo? Mettiamo anche i funghi? Mettiamo i funghi? Sì, bisogna funghi togliere l'acqua. Io in genere li sciacco un attimino. Sì, 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 certo. Infatti ho questo... No, no, appunto... Ti metto qua così e ti prendo un'altra ciotolina. Sì, vado intanto. Perché l'acqua dove hanno riposato i funghi è anche un po' tossica e sporca, giusto? È sporca, no? Sì, sì, vai. Tanto io vado a vedere il nostro soffritto come sta. Brava. Che roba golosa. Sì, ecco, prima di uno spettacolo non è che mi mangio proprio quello. Cosa mangi prima? Cioè, tipo la pasta in bianco. Se tu entri in scena, che ne so, alle 8:30, sì, che ora mangi? A pranzo mangio, faccio un bel pranzo, però magari pranzo tardi, verso 2:30, uh-huh, 3, così. In genere sempre una pasta in bianco o al pomodoro con tanto, uh-huh, parmigiano. E poi magari poco prima di entrare qualcosa proprio tipo una che va diretta nei muscoli, un cioccolato, una brioche, un pezzo di torta, insomma. E via. Quello che c'è. Quello mangio. Che c'è, te lo mangi. Sale l'abbiamo. Ci vuole no. un pochino? Io in genere sono un po' indietro, sì, di sale, di solito. Okay. Tutte le ricette, però siccome c'è la salsiccia, sì, vero, in genere non lo metto mai. Adesso mettiamo la polpa di pomodoro e poi saliamo al massimo, quella. Ok, giusto. Dici? No, mi dimmi, sembra... Ma se pensi la ricetta che... è tua. Lo so, però. No, va benissimo. Bene. È timorosa la ragazza. Sì, molto. Sale. E questa la puoi preparare anche un po' in anticipo, così poi quando arrivano gli ospiti, esatto, devi alle solo 4. Buttare alle 4 e io arrivo alle 8. Io ho già tutto pronto. Esatto. Aspetta. Va bene. Coperchietto, mamma, che è già buona così. Quanto cuoce? Ma io direi una ventina di minuti. È più che altro per i funghi. Ah! Ti sei bruciato? No, aiuto! Senti, allora facciamo una cosa. Certo, te la prendo io. Io lo metto già sopra così. Facciamo una cosa, visto che il nostro sugo deve cuocere 20 minuti, io toglierei il nostro e metterei quello che abbiamo preparato un po' in anticipo, che è lì sopra. Lo prendi tu, Marta? Sì. Che è la stessa cosa, devo ma dire che è simile. Cotto 20 minuti, che quindi si è un po' raddensato. Che bella, sontuosa. Cioè, se non si fa scarpetta con questa, scusami. No, senti, non ti ho chiesto quest'altra cosa qua. Cosa? Quando balli con tuo marito. Sì. Perché allora, Alessandro Grillo, altro primo ballerino alla Scala, mi piace l'idea che siate una coppia così ballerina, e litigate. No, allora, no. Ti ho detto di prendermi così! Le prove sono abbastanza dure. Dimmi! Un attimo, vuoi fare Dai, tu? Faccio io. Vuoi fare tu?
subito. Venire in braccio. Guarda, che bella. A lui piace cucinare, viene sempre. Sì. Adesso è calda, se no te la faccio assaggiare. Dopo, dopo. Vuoi assaggiare? Sì. Sì? Sì. No, ma non dovrebbe esserci. Vai. Senti, sei tanto calda. Mi fa bene. Com'è? 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 Ma vedi, no, bene. Dai, fammi fare una bella figura. Dai. Niente. Dai, Franci. No? È buona? Sì, sì, l'ha fatta la mamma. Senti, impiattiamo, dai. Però vai. Mi hai detto che... Ancora? Ancora, vedi? Facciamogli un adesso. Piattino per Francesco, adesso. Che è l'ora di pranzo, dai. Certo. Anche Diego, no? Facciamogli due piattini e glieli portiamo di là? Sì. Allora. Sì. Vieni, Marta. Vuoi chiamare Diego e dirgli... È pronta la pappa? Aspetta, aspetta. Qui facciamo una cosa... più formale, cioè aiuto. Hai visto? Il piatto è pronto, ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato e andiamo a nutrire i nostri bambini. Abbiamo affettato la cipolla, abbiamo spellato la salsiccia, abbiamo rosolato la cipolla con un po' d'olio, ci abbiamo aggiunto la salsiccia spezzettata, i funghi strizzati, abbiamo rosolato bene, abbiamo unito la passata e poi abbiamo salato e pepato. Abbiamo cotto per circa 20 minuti, abbiamo condito le mezze maniche e abbiamo completato con tanto parmigiano. Via Diego, venite, pronta la pasta? Diglielo, Diego. Volete un po' di pasta? Una per te e uno per Francesco. Vieni Francesco. Io tanto ti devo dare una cosa. Dai. Alla mia ballerina cuoca. Qua. Preferita. Oh, siediti bene. Siediti per terra. Con per terra. L'augurio. Per terra. Così. Di tante scarpette. Sei abituato. C'è anche una macchia di sugo. Come la vedi? Ci sta. Va benissimo. Dai. Ok. Buon appetito. Scusate, ma la Marta, la chiusura del forno me la può fare sul forno sopra. Oh. E vai, grande Marta. Solo lei poteva farlo.